Renato, palazzo, da parte da polvere mi dà contro. Ma quanti altri giorni ci stanno? Altri 20 giratori. Un'altra manifestazione da Catabana. Ma c'è stata quella del latte? Vabbè, no,
dobbiamo difenderlo, dobbiamo tutelarlo, dobbiamo tutelarlo. E qui metto i piedi nel piatto: noi non possiamo avere un consiglio regionale dove il presidente della commissione agricoltura, un ottimo elemento, io credo che sia un giovane che ha davanti a sé anche delle belle prospettive, ma non può alzarsi la mattina con la prospettiva di fare i dispetti all'assessore all'agricoltura, perché tutto questo significa che poi noi abbiamo delle leggi ferme in consiglio regionale che non possono rimanere lì ferme. Non possiamo morire di burocrazia. Siamo venuti qua oggi perché siamo stanchi, abbiamo messo in campo una serie di azioni, perché noi vediamo che questa regione ci ha fatto tantissime promesse, però queste promesse non sono state rispettate. Allora qua noi abbiamo tantissimi imprenditori che sono in difficoltà, non cerchiamo soldi, cerchiamo soltanto una serie di essere messi in condizione di lavorare e di lavorare bene seriamente. Per farci dare aiuto a questi signori. Vicino ai miei colleghi della Coldiretti che non chiedono, come ha detto prima, non chiedono soldi ma soltanto meccanismi per poter lavorare, semplicemente per questo. No, non ci danno fondi finanziari, non ci danno niente, ci danno abbandonati proprio. Ci arrivano l'INPS da pagare con 100 euro di più e il mese prossimo dobbiamo cominciare a pagare. Le scadenze precise, se no ci tartassano dei demore e di tutto. Già ci sono arrivati i contributi da pagare, quindi se non paghiamo arriva l'Equitalia. Perché l'agricoltura ce l'hanno buttata giù del tutto.